Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua con Jovax e questo è il 12° episodio. Ci sono delle novità. Allora, la mod è stata aggiornata, soltanto che io ho provato a installarla e non sono riuscito nell'intento. E quindi non lo so, non so se fare questo aggiornamento perché mi crea dei problemi. Penso che finirò la serie senza aggiornare. Oltre a questo volevo dirvi che siccome l'altra volta ero morto, avevo perso tutta l'esperienza, non potevamo più caricarci, quindi insomma dovevamo ricominciare un po' tutto da capo. Sono andato un po' in caverna, ho scavato, ho preso un po' di materiali e nel frattempo sono anche morto. Infatti, come vedete, non ho più i capelli di Goku. E sono morto per un, penso, un bug, perché diciamo che su una caverna uno scheletro si era messo dentro, cioè era andato a finire dentro a un muro e mi sparava e io ero rimasto bloccato, non potevo ucciderlo perché era dentro al muro e quindi sono morto. Sono morto diverse volte anche per riprendere la roba e quindi ho perso quasi tutto. Mi sono rimasti i pantaloni e alcune bacchette, qualcosa del genere. Ora, siccome non ho più la parrucca, volevo rifarla. Ho preso anche dei coloranti e volevo rifarla. Ok, facciamo così e così, perfetto. Abbiamo di nuovo la parrucca la parrucca e possiamo ripartire. Ah, e qui come vedete era sparito anche questo. È sparito perché ho dovuto usarlo quando sono morto e che lo scheletro continuava ad uccidermi. Solo ora è sparito tutto. Ok, devo rifarlo. Ho preso anche molte pietre, eccole qui. Ah, eccole altre, vedete, ce ne ho altre qui. Ho veramente fatto molte cose. Ok, i pantaloni sono di ferro. Dovremmo rifare anche gli stivali. Come si facevano gli stivali? Così, perfetto. Ok, abbiamo un po' tutto l'occorrente. Abbiamo una spada di ferro, un piccone di ferro. Poserei alcune cose, tipo queste, anche questi. Andiamo a cuocere questo ferro. Sarebbe da cuocere anche le bistecche. Mettiamo a cuocere il ferro. Se facciamo un'altra fornace. Ok, facciamo un'altra fornace almeno. Mettiamola magari qui. Ok, almeno cuoce un po' tutto e stiamo a posto. Ora, siccome questa spada non mi basta, vorrei anche l'altra e noi abbiamo l'occorrente per farla. Se vi ricordate, si faceva in questo modo. Ok, no. Non si faceva così. Possiamo fare la seconda invece, ora che ci penso. Allora, ci serve molto ferro e ci serve questa pietra e questi. Allora, la prima spada era questa qui e si craftava in questo modo. Questo e questo in questo modo. Però ora che ci penso, la seconda spada non possiamo farla perché ce ne manca uno di questi. Infatti, quindi dobbiamo per forza fare questa qui. Quindi niente. Sarà per la prossima volta, ragazzi. Quindi facciamo così e così. Ora abbiamo di nuovo questa spada. Mettiamo a posto questa roba. La prossima volta faremo magari, se riusciremo a avere altre sfere, faremo la seconda spada, insomma, vediamo un po'. Io sono abbastanza pronto per andare a uccidere qualche nemico. E
sì, andrei proprio ad uccidere qualcuno. Tanto qui abbiamo altre bistecche. Aspettiamo 2 secondi per le bistecche. Sono diverse da queste. Vediamo un po' qui cosa abbiamo. Ok, fatto. Mettiamo questo e andiamocene. Andiamo all'attacco, ragazzi. Ok, andiamo a dormire un attimo. Perfetto. Ora vorrei uccidere qualche scagnozzo importante di Freezer per sapere dove sta. Io penso che abbia molta paura di noi. Ma sì, diciamo così. E quindi non si fa vedere, ragazzi. Mangiamo qualcosa perché sennò moriamo. Siamo abbastanza equipaggiati. Ho abbassato un po' qui? Non stava qui là. Si è spostata la navicella. Ok, andiamo su Namek. Accendiamo. Perfetto, perfetto. Siamo di nuovo su Namek, ragazzi. Andiamo. Su. Lì c'è la lava. Noi l'altra volta eravamo arrivati, credo proprio qui, come adesso. Andiamo a vedere la nostra casetta. Qui diciamo che la Rise Minimap non supporta, diciamo, questo terreno, infatti non mi salva i punti. Ed è un problemino perché se ci scordiamo dov'è, insomma è un problema. Comunque la navicella è lì, mettiamo un punto. Navicella. Ok, finché resto, diciamo, collegato, non perde il punto. Quando chiudo Minecraft lo perde. Quindi finché giochiamo, sappiamo dove sono. Le nostre cose. Ok, qui è dove abbiamo combattuto la volta scorsa. La nostra casetta è là. Eccola lì, un po' rittoppata, riattoppata. Ecco i namiciani. L'altra volta non mi hanno aiutato. Crudeli. Come al solito, non si possono fare affari con loro. Ok. Prendiamo questo. Questo non possiamo farlo, non credo. Queste altre cose non ci servono. Questo lo metterei qui. Questo anche. Questo anche. Magari le bistecche mettiamo metà qui. E il piccone qui. Perfetto. Anche il. Ok, abbiamo soltanto queste cose. Almeno se moriamo, perdiamo soltanto quello che abbiamo qui. Allontaniamoci da casa perché lo sapete, insomma, anche dai buchi si vede il perché, il motivo. E io sono pronto per uccidere questi nemici. Testiamo un attimo la spada, se funziona. Non mi ha dato esperienza, peccato. Allora, vediamo un po'. Questo posto mi sembra abbastanza buono. Devo stare attento a non attaccare quest'altri perché sennò sono dolori. Ok, io farei proprio qui. Come anche per i cartoni, ragazzi.
che si allontanavano dai luoghi abitati, ci allontaniamo anche noi. Ed ecco qui. Who is Freezer? Chi è Freezer, ragazzi? Vediamo un po' chi ci risponderà. Pronti? Poi. No, e là. Non parti? No, perché? Non doveva comparire questo. Strano. Ragazzi, mi è tornato in mente. È vero, di questi ce ne servono ben 8, ragazzi. E ci serve al centro quello che ci ha droppato Vegeta, che è Vegeta Escaped. Quindi dobbiamo uccidere altri mille mila di quelli che abbiamo già ucciso. No. Quindi dobbiamo prendere questi cari amici lì e dobbiamo ucciderli. È incredibile. Quindi dobbiamo fare proprio così. Carichiamoci. Spero che l'audio si senta più basso e non rompa le scatole alla mia voce. Vediamo un po' se riesco a ucciderli. Kamehame! Kamehame! Sono abbastanza arrabbiati, li vedo, sì, li vedo, sono arrabbiati. Kamehame! Wow. Oddio, che casino, ragazzi, aiuto. Via, 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 no, aiuto. Uccidetemi! Sì. Ragazzi sono morti. Wow! Non ci ho capito nulla. No, oddio, uno ancora vivo. Oddio, aiuto! Dov'è? No, mi sono ucciso da solo. Porca. No. Ora dove sono? Ops. Ops. Dove sono? Ah, ok. Dovrei essere. Aiaia, mi sono ucciso da solo, no. Mi si era bloccato tutto a un certo punto. Pensavo di morire in quel momento, invece mi sono ucciso da solo dopo. No, non volevo morire, ragazzi. Spero non ho perso molte cose. Almeno la spada. Che serve tantissimo ferro per farla. E dobbiamo anche ritrovare il posto, perché non è che è detto che lo ritrovo. Allora, dovevamo andare da questa parte, credo. Sì, eravamo andati da questa parte. Ah, mettiamo un punto che è qui a casa, perché sennò è un casino. Mi devo ricordare di abilitare il death point, cioè il punto dove moriamo, dove muoiamo. Insomma, dove io morirò un'altra volta. Allora, da questa parte credo. Credo che era da questa parte. Penso proprio di sì. Infatti mi stanno sparando. Mi sa che è proprio quello, aiuto. No. Non è possibile.
Come faccio io allora a ucciderli questi? Con un colpo mi ha spaccato. Che ingiustizia, ragazzi. Se non ci sbrighiamo perdiamo tutto. Un po', cioè, non possono one shotarti così. Non possono. Mucca, togliti. Che sono arrabbiatissimo. Quel pezzo di... Wow. Uccidiamolo. Dobbiamo studiarci. Ehi là, che cosa volete? Aiuto. Sono diventato il mio incubo, ragazzi. Avevamo droppato ben 4 di quegli affari. 4-5 addirittura. Non pensavo ce li droppassero così tanti. Però purtroppo non so quanti ce ne rimarranno. Se li perderemo tutti, non lo so. No, dobbiamo stare attenti perché quello già era da queste parti. Aspettate, non ricordo bene dove dovevo andare, mi sa da questa parte. E lui era qua sopra. È quello lì? Non credo. Passiamo da questa parte, va. Che poi devo anche mangiare. Eccolo lì, ragazzi. Uno eccolo lì. Non so se ce ne sono altri che mi vogliono spaccare la testa. No! No, 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 non è possibile. Allora, il death point, come si faceva? Rendere disable. Ah, eccolo. Enabled, ok. Cioè, si nascondono anche, no? È che l'altra volta stavamo messi meglio, diciamo che per arrivare stavamo alti, lui era più basso, doveva volare, quindi ce ne accorgevamo dov'era, insomma. Invece adesso sembra proprio che ce ne siano due, mi sembra. Credo, perché uno era sull'acqua, l'altro penso era un altro perché mi ha ucciso, penso, alle spalle. E questa volta quindi non li vediamo, e devo stare in campana proprio. E poi è alto, quindi... è più facile per lui colpirci. Poi comunque penso che abbiamo perso tutto perché ora è un po' che facciamo questo giochetto. Ora allora, dobbiamo andare da questa parte. Però a questo punto ci conviene girarla al largo. Quindi dobbiamo andare in mezzo a queste due montagnette. Noi giriamo al largo. Giriamo così. Proviamo un po', ragazzi. Vediamo un po' che succede. Speriamo che questi vengano in pace. Eccolo lì. Avete visto che saltava? Ora dobbiamo capire dove siamo morti. Credo proprio lì o no? Aiuto! Mi ha fatto saltare. Dove sono morto, ragazzi? Dove sono morto? Dove sono morto? Eccone uno lì, aiuto. No, no, dai, così no, non è possibile. No, 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 no. Ma com'è possibile? Dai, così con un colpo mi ero anche scansato. Così come fai? Come fai a combatterli?
Allora, io passerei a casa, prenderei la roba, cioè almeno soltanto lo scouter di riserva, e poi andrei, proverei, diciamo, a scontrarmi con questo pezzo di. Che urto, ragazzi, non potete capire. Allora, stoppo, vado a casa, mi ricarico. Vado da quel amico, e poi riattacco. Eccoci, ragazzi, mi stanno sparando da tutte le parti, non potete capire che casino. E sto cercando le mie cose, però non le trovo. Non so dove siamo morti la prova. No. Porco. Ok, come posso fare, ragazzi? Così non è possibile, però. Poi mi tocca rifare sempre questa dannato tragitto lunghissimo. Oddio, perché qui sparano già da questa distanza? Ora non ho più neanche lo scouter. Ah, oddio, no. Stacco di nuovo, arrivo da quelle parti e vediamo che succede. Ora non capisco perché sono in tre. Io non capisco veramente perché sono in tre. A meno che io non ho preso due gruppi prima. Se no non me lo spiego veramente. Perché ne ho ammazzati veramente, insomma, diversi. E invece sono tre. Mo' ditemi perché. Io non lo capisco. Comunque sicuramente avremo perso tutto perché non è possibile che mi sia rimasto qualcosa dopo tutto questo tempo. Eccolo lì. Infatti qui non c'è nulla, per esempio. Ora mi ucciderà sicuramente. Per un pelo. Ora però qui ce ne stanno altri. No, non è possibile così, dai. Eccone uno lì. Due. Guardate, ragazzi, è assurdo. Come posso vincere contro questi? Poi non so dove sono morto. Cioè, se non sai dove sei morto, come fai? Come fai? Ecco il mio scouter. Ok, se riesco a caricarmi. Ok. Stiamo attenti, dobbiamo sopravvivere, ragazzi. Ah, qui non c'è niente. Qui neanche. Abbiamo perso tutto, ragazzi. Che maledetti. Abbiamo perso tutto. Intanto qui ci fanno sempre il pelo. Fortuna questo scouter di riserva. Penso ci siamo allontanati abbastanza. Ragazzi, qui abbiamo preso altre mazzate soltanto oggi. Così è stressante, eh? Non è piacevole. Ok, penso che sto per salutarvi, ragazzi. Sì, ci vediamo. Ecco un amiciano, non mi aiutano mai, sono egoisti. Vi saluto, ciao.